Emergono i primi casi degli ospiti dell'RSA Santa Marinella, tra questi un anziano deceduto all'età di 92 anni nel 2019, al quale venivano somministrati farmaci senza prescrizione medica. Dramma questa mattina intorno alle 9.30 al chilometro 63 dell'autostrada 12. Un camion che trasportava legna si è ribaltato ed ha preso fuoco, morto l'autista del mezzo. Quasi il 50% dei lavoratori in esubero nell'arco dei prossimi due anni. La situazione della Minos, impresa portuale che opera sul traffico del carbone, proclamato lo stato di agitazione. L'ASL Roma 4 presenta la nuova strumentazione del reparto di radiologia del San Paolo. Si tratta di macchinari all'avanguardia per l'esecuzione di esami diagnostici. Non si può sbagliare, inizia la finale play-out di Serie A2 per l'Enel NC domani alle 15, gara 1 al Palagalli contro l'Arechi, si giocherà al meglio delle tre partite, mercoledì gara 2 a Salerno. Buonasera dal nostro telegiornale, come detto apriamo con la cronaca, il momento dei legali nella vicenda riguardante i presunti maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e falsità ideologica in atti pubblici contestati a 17 operatori dell'RSA Santa Marinella. Oltre agli avvocati delle persone indagate, il provvedimento di chiusura dell'indagine è arrivato anche ai legali delle cosiddette parti offese, tra questi l'avvocato Lorenzo Mereo. Sentiamo. Ci racconta un po' il caso che lei sta seguendo da vicino? Confermo che sono stato nominato dalla persona offesa in questa vicenda brutta e triste. In realtà purtroppo non mi ha potuto nominare il diretto interessato perché è venuto a mancare, ma i suoi figli, che sono stati qualificati dal pubblico ministero come persone offese, si sono rivolti a me per assisterli in questa vicenda che, come ho detto prima, oltre che triste, è molto grave. Ieri mattina hanno ricevuto la notifica da parte della Procura della Repubblica dell'avviso conclusione di indagini preliminari, che per questo tipo di reati va notificato anche alle vittime. Avvocato, entrando un po' nel dettaglio del caso specifico, di che cosa è successo al suo assistito? Devo precisare che, avendo ricevuto ieri pomeriggio la nomina, ancora non ho fatto accesso agli atti di indagine, cosa che farò nei prossimi giorni. E posso solo dire che dal capo di imputazione la vittima di questi abusi, di queste violenze, di questi maltrattamenti subiva delle somministrazioni di psicofarmaci e tranquillanti senza alcuna prescrizione medica. Sostanzialmente lo tenevano, se non sedato, semisedato tutto il giorno. I parenti, quando andavano a trovarlo, lo trovavano sempre in uno stato soporifero e pensavano, venivano indotti, che tale stato era un po' dovuto all'età, un po' dovuto, come si dice, agli acciacchi che certamente aveva. E mai avrebbero pensato che invece fosse stato causa di una somministrazione di psicofarmaci anche in quantità, da quello che abbiamo capito, rilevanti, al di fuori di ogni prescrizione medica. Avvocato, quali sono i prossimi passi? I prossimi passi sono esattamente quelli... L'accesso agli atti, ce l'ha detto il primo. L'accesso agli atti, verificare gli atti, e una volta che noi ci siamo sincerati delle responsabilità penali, noi intraprenderemo tutte le iniziative che possono essere prese in questi casi, quindi vediamo se ci sono anche attività di svolgere in questa fase dove c'è una chiusura indagine, ma per chiedere ulteriori approfondimenti, e poi chiaramente costituirsi parte civile, perché il dolore che i miei assistiti avevano per la perdita del loro genitore, dopo queste notizie non solo è stato rivissuto in pieno, ma anche con maggiore intensità.
Un concetto che spesso si dà per scontato, ma che è bene ricordare, è quello espresso dagli avvocati Andrea Miroli e Marco Paniccia in riferimento alla vicenda dell'RSA Santa Marinella. I due legali hanno inviato una nota agli organi di stampa in riferimento all'articolo RSA Santa Marinella CGL si arrivi ad una condanna esemplare. Ricordano che nessun indagato possa essere presentato pubblicamente come colpevole prima che nei suoi confronti venga emessa una sentenza di condanna, premettendo l'ovvia considerazione che ciascuno è libero di manifestare il proprio pensiero, affermano, non possiamo tuttavia non rilevare come le esternazioni delle rappresentanze sindacali siano figlie di una cultura indotta da un'erronea narrazione diffusa sugli organi di informazione, e cioè di dipingere gli indagati sin dalla fase delle indagini come responsabili dei reati ipotizzati, così di fatto rendendo inutile il ruolo del processo, che invece costituisce l'unica sede ove accertare la verità processuale. Ancora cronaca, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi presso l'autostrada 12 al chilometro 63 per un incidente stradale. Un autotreno che trasportava legname in direzione Roma ha urtato il guardrail per cause al momento imprecisate e si è ribaltato incendiandosi. Per il conducente non c'è stato nulla da fare ed è stato necessario l'utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell'uomo dalla cabina del mezzo. Entrambe le carreggiate sono state chiuse al traffico fino alla bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto sono intervenuti il capoturno provinciale, il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, il personale sanitario, la polizia stradale e personale di società autostrade. Nessun altro mezzo è stato coinvolto e l'incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità di Civitavecchia. Il sinistro ha infatti causato l'interruzione del traffico in direzione nord tra gli svincoli di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto. Il traffico è stato pertanto deviato in direzione della città con ripercussioni sulla circolazione lungo tutto l'asse stradale di via Termini Traiano, della Mediana e delle zone limitrofe. Cambiamo argomento, quasi il 50% dei lavoratori della Minosse sarà in esubero nell'arco dei prossimi 2 anni. Una nuova vertenza si apre nel porto di Civitavecchia, questa volta per l'impresa portuale che opera da anni al servizio del traffico di carbone destinato alla centrale Enel di Torre Valdaliga Nord. La FILT CGL e la USB hanno proclamato lo stato di agitazione del servizio. Quasi il 50% dei lavoratori in esubero nell'arco dei prossimi 2 anni. È la situazione che si manifesta alla Minosse, impresa portuale che opera da anni al servizio del traffico di carbone destinato alla centrale Enel di Torre Valdaliga Nord e che ha portato la FILT CGL e la USB a proclamare lo stato di agitazione. Sono proprio le due organizzazioni sindacali a spiegare che per i minori arrivi di carbone attesi nei prossimi anni, Enel ha concluso un accordo con la società volto a concretizzare un sostanziale dimezzamento del personale. A fronte delle 37 risorse attualmente impiegate, si dovrebbe andare ad un esubero di ben 11 unità nel 2022 e di altre 6 unità nel 2023. Per la FILT CGL e USB, come per gli altri settori coinvolti dalla Carbon Exit, Enel deve garantire nuovo lavoro, occupazione sostitutiva con investimenti puliti ed è ora che scopra le carte. Da tempo, ad esempio, aggiungono, l'azienda elettrica parla di un deposito doganale da realizzare a Civitavecchia. Ebbene, è arrivato il momento di dire se davvero si ha voglia di farlo, con quali prospettive di sviluppo e di impatto occupazionale. Ovviamente, per assorbire prioritariamente i lavoratori espulsi dalla centrale, in particolare quelli minosse che per attinenza professionale potrebbero utilmente essere avviati ad un percorso di riqualificazione. La vertenza, l'ennesima che si apre nello scalo cittadino, era emersa già nel corso della sit-in che si è svolto lunedì scorso sotto la sede dell'autorità portuale per la sicurezza nei porti italiani. Civitavecchia torna ad avere nuovi contagiati. Nel consueto report dell'ASL Roma 4 e della Regione Lazio viene riportato che in città ci sono 2 casi positivi, maggiore il numero dei guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 3. E intanto ancora 1-0 nella casella relativa ai tamponi rapidi effettuati al centro diagnostico Buonarroti, dove sono stati eseguiti 78 tamponi e non è stata riscontrata alcuna positività.
E entro la prossima settimana il Lazio avrà raggiunto quota 5 milioni di somministrazioni di vaccino. Ieri si è raggiunta quota 4 milioni e 500 mila, delle quali circa 1,6 milioni con il completamento del ciclo vaccinale. Stando alle stime dell'assessorato regionale alla sanità, entro il prossimo 10 di agosto nella regione sarà stato raggiunto l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione. L'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato, afferma che la campagna sta procedendo spedita e con serenità, con un'organizzazione che funziona e con l'obiettivo di mettere in sicurezza i cittadini. Lo stesso D'Amato anticipa che l'incidenza nei casi di Covid-19 è scesa nel Lazio a 18 casi ogni 100.000 abitanti. Prosegue la crescita esponenziale dell'ospedale San Paolo in termini di dotazione di apparecchiature di ultima generazione. È stato infatti ufficializzato direttamente dal primario del reparto di radiologia del nosocomio cittadino l'arrivo di due attrezzature di straordinaria importanza per la diagnostica, una delle quali presente al momento in soli altri 6 ospedali italiani. L'intervista. Abbiamo inaugurato oggi degli apparecchi all'avanguardia. Uno è un TAC 128 strati della General Electric che si chiama Revolution Evo, è un TAC che fa delle prestazioni particolari, molto veloci, esami che vengono eseguiti velocemente e con una netta riduzione della dose radiante. Queste macchine ci possono permettere adesso di fare degli esami come la CardioTC, che è un esame importante per la prevenzione secondaria della malattia coronarica. Un esame che ancora non abbiamo iniziato, ma spero che a breve di poter iniziare. E la colonoscopia virtuale, che serve, un esame che serve per fare diagnosi del cancro del retto colon, solo in quelle situazioni in cui la colonoscopia classica non riesce a fare diagnosi. È un apparecchio che noi abbiamo montato, è stato installato nell'aprile del 2020 in piena pandemia ed è stato per noi strategico, perché siamo riusciti così a costruire due percorsi diretti per i pazienti Covid e no Covid. Quindi siamo riusciti a fare gli esami dei pazienti Covid con la massima sicurezza ed in breve tempo. Dunque, l'altro apparecchio si chiama della Siemens, il Multitom Rax. È un apparecchio che fa radiografia, ma è un'eccellenza nel settore e soprattutto è l'unico apparecchio robotizzato. Questo vuol dire che il paziente viene steso sul lettino e l'apparecchio gira intorno al paziente, paziente che, se polifratturato, non viene mai mosso. Questa è una cosa molto importante. Anche qui c'è una dose, cioè la dose radiante molto ridotta. Importante anche questo, pensate ai bambini che si fanno delle piccole fratture e le donne giovani, che meno dose, meno radiazioni ionizzanti prendono e meglio è. Questi sono due eccellenze, due apparecchi che ci tengo a dire sono stati comprati in gara Consip. Questo vuol dire che c'è stato un grande risparmio in termini economici proprio per l'azienda, per cui siamo riusciti anche a comprarli a un prezzo estremamente ridotto, insomma, e per un'azienda naturalmente è molto importante. Con la zona bianca anche il mercato di Piazza Regina Margherita deve tornare alla tradizionale disposizione dei banchi, lo afferma l'assessore al commercio Manuela Di Paolo, che ricorda come siano infatti decadute la maggior parte delle misure di contenimento che avevano portato l'autorità di sicurezza alla decisione di spostare alcune delle attività di vendita. Di Paolo spiega che è stato effettuato un sopralluogo già la settimana scorsa, unitamente alla polizia locale, al consigliere delegato Alessandro D'Amico e ad alcuni commercianti, e che gli operatori avevano manifestato la necessità di tornare all'assetto originario anche durante le sedute della commissione commercio che la consigliera Morbidelli aveva convocato proprio per ascoltarli. È stato disposto pertanto il ritorno, conclude Di Paolo, fin dalle prossime ore della situazione antistante le misure emergenziali. I capogruppo del consigliere comunale hanno incontrato, su invito della presidente del consiglio Emanuela Mari, il delegato del sindaco e alle forze armate, generale Paolo Filippo Tattoli, che nel corso
nel corso delle scorse settimane ha presentato proposta per conferire la cittadinanza del comune di Civitavecchia al Milite Ignoto. Soddisfatta la presidente Mari, che ha subito avviato l'iter per il riconoscimento della cittadinanza. Il generale, così come i delegati del comune, sono una risorsa preziosa. Questo riconoscimento al Milite Ignoto serve a riconoscere ancora di più il valore dei sacrifici fatti dalle generazioni che ci hanno preceduto e dei tanti militari che ogni giorno combattono per il nostro paese. Nuovo appuntamento con la rubrica Occhio sulla città. Questa volta le telecamere si sono spostate nel quartiere di Aurelia, dove sono state sottolineate diverse criticità, da strade dissestate che rendono impossibile la vita di persone con disabilità al verde poco curato che mette a rischio l'incolumità dei residenti. Vediamo. Per Occhio sulla città questa mattina ci troviamo alla borgata Aurelia, dove alcuni cittadini ci hanno segnalato, come sempre, delle criticità. La prima criticità importante che ci hanno segnalato è la strada, che è impraticabile praticamente. Tutte le macchine hanno problemi di sospensioni, addirittura c'è gente che ogni tanto rompe qualche copertone della macchina. Se l'operatore riesce a riprendere questa macchina, se riusciamo, guardate come sobbalza, e oltretutto anche la strada qui davanti si vede benissimo. Poi noi siamo sotto dei bellissimi pini, però circa 5 minuti fa abbiamo rischiato di essere colpiti da delle pigne che sono pericolose, ma questo, direte voi, fa parte della natura. Però non fa parte della natura il fatto che vicino c'è la scuola, appunto, di Borgata Aurelia, che è chiusa chiaramente perché la scuola è finita, però anche lì ci hanno segnalato che cadendo le pigne sarebbe veramente un problema per i bambini. Un'altra problematica che ci hanno segnalato, appunto, riferimento alla strada dissestata, una signora che è costretta sulla sedia a rotelle, e mi diceva il figlio che non riesce ad uscire se non aiutata da dei vicini che alzano la carrozzina per farla uscire. Come vedete benissimo, sempre qui addirittura è un problema camminarci con i piedi, figuriamoci con le ruote della carrozzina. Ecco, queste sono 2, 3, 4 delle problematiche che ci hanno segnalato qui a Borgata Aurelia. Io, a margine di tutto, se fosse possibile, faccio un appello all'amministrazione comunale, che i cittadini, quando fanno delle rimostranze, chiedono aiuto agli organi di stampa, a qualsiasi persona, sarebbe opportuno che magari o rispondessero oppure magari intervenissero, perché è sempre facile dire non possiamo intervenire perché non ci sono i soldi per intervenire. Non è un problema questo che riguarda i cittadini, anche perché spesso, come qui avete visto qualche ripresa, i campi sono stati tagliati, l'erba è stata tagliata, però non è stata tagliata dall'amministrazione comunale, ma è stata tagliata dalla volontà dei cittadini, che hanno fatto un gruppo di persone, appunto, con dei sacchi, e hanno pulito il tutto. Quindi sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale, gli assessori, quelli competenti intervenissero, almeno ci rispondessero in qualche modo. Non è che noi siamo qui soltanto per criticare, però ci rispondessero in qualche modo per farci sapere se effettivamente quello che stiamo facendo è un servizio pubblico, oppure magari è soltanto così, stiamo perdendo tempo perché tanto nessuno ti ascolta. Domani i cittadini sono invitati a partecipare alla manifestazione Diamo Valore a Ogni Giorno della Vita, che si svolgerà a Piazza della Vita dalle 10 alle 18.30. L'iniziativa, che mira a diffondere i concetti di prevenzione, diagnosi precoce, cura e riabilitazione in area oncologica, offrirà una serie di possibilità di conoscere e approfondire tanti temi collegati a questa problematica. Saranno presenti i medici Mario D'Andrea, Marina De Angelis, Marco Benedetti, Pietro Zaccagnino, Angelo Scinto e Mauro Molci. La sezione di Civitavecchia della FIDAPA domani assegnerà il premio artistico letterario Giusy Currado 2021. Il premio è intitolato alla fondatrice della sezione Giusy Currado, nota ed appassionata esponente
dell'associazionismo prematuramente scomparsa. Questa terza edizione, rivolta alle donne, anche minorenni, della regione Toscana, Marche, Umbria e Lazio, ha visto una numerosa partecipazione. Sono stati 38 le autrici che hanno presentato 87 opere di narrativa, poesie e fotografie. La premiazione si svolgerà al Teatro della Fondazione Caricip di Piazza Verdi. Apriamo la pagina sportiva partendo dalla pallanuoto, non si può più sbagliare. Inizia la finale play-out di Serie A2 per l'Enel Civitavecchia, domani alle 15, prima sfida al Palagalli contro l'Arechi. Si giocherà al meglio delle tre partite e i rossocelesti potranno avere il vantaggio di disputare l'eventuale bella in casa grazie al miglior posizionamento nella regular season, una gara sicuramente da vincere per la formazione di Marco Pagliarini, che non si può permettere di dover arrivare a conquistare la salvezza per il rotto della cuffia. Ascoltiamo le impressioni del portiere Giordano Visciola. Giordano Visciola, inizio questa finale play-out per quanto riguarda l'NCE che ha affrontato l'Arechi qui in casa. Forse la gara più importante è questa gara 1, perché vincendola pareste una delle due chance che rimangono, perdendola si metterebbe davvero male. Beh sì, contro l'Arechi bisogna disputare una partita senza errori, bisogna dare il massimo in acqua, bisogna mettere soprattutto cuore ma tanta testa. C'è un po' di amaro in bocca per quanto riguarda la semifinale come è andata con la Cannottieri. È vero che abbiamo perso la prima fuori casa, poi abbiamo vinto la gara 2 qua in casa e purtroppo la bella è andata così. Adesso bisogna essere bravi a raccogliere le energie e la concentrazione mentale. Ho visto l'Arechi, un po' di video dell'Arechi, visto che partono subito forti, quindi quello che ci stiamo dicendo noi della squadra, noi dell'ambiente, è comunque sia mantenere la concentrazione sin dal primo minuto e soprattutto poi focalizzare la massima attenzione nei minuti finali. Sì, sì, è una squadra che ha dei giocatori esperti, sappiamo di Buonagore, sappiamo di Vasca, che è stato tutta in nazionale giovanile, e poi ha tanti ragazzi del Salerno, addirittura 7 sono arrivati in prestito alternativo dalla squadra che gioca in Serie 1. Metto, vanno avanti in attacco, giocano, se la lotta, abbiamo visto anche contro l'Arvaglia, sia in gara 1 soprattutto, ma anche in gara 2, per cui ci vorrà grande attenzione da parte vostra. Sì, una grande attenzione che deve partire soprattutto dalla fase difensiva, perché il nostro gioco parte tutto dalla difesa. E loro sono bravi, hai nominato tu Bonocore, che insomma è un emblema della pallanuoto italiana, è stato capitano all'epoca della Cannottieri Napoli, oggi gioca, milita nel Salerno. Pasca, che è un buon giocatore, ha giocato con me con la nazione giovanile. Bisogna stare attenti, vedo che comunque sia i valori delle squadre non rispecchiano la posizione attuale. Vedi il Salerno, vedi la stessa Cannottieri Napoli che è andata a disputare una semifinale play-out. Questo colpa vuoi di quest'anno un po' particolare, anche secondo me a seconda la federazione, a seconda di come ha organizzato i gironi, quindi diciamo che bisogna essere, a mio avviso, più pronti mentalmente che fisicamente. Ancora pallanuoto, ora c'è l'ufficialità, Marco Dellungo è un nuovo giocatore della Prorecco, la notizia era stata annunciata direttamente dal campione d'Italia e del mondo dopo la vittoria nella finale scudetto proprio contro la sua nuova squadra. Dellungo sarà allenato dal nuovo tecnico, il croato Sandro Sutno, che ha preso il testimone dallo spagnolo Gabi Hernandez. Era arrivato il momento di cambiare, ha dichiarato Dellungo, di mettermi alla prova in un ambiente nuovo per crescere ulteriormente. La Prorecco è un grande stimolo, da sempre dimostra di competere per l'alta classifica e di essere uno dei club migliori del mondo. Passiamo alla pallavolo, la Margutta Civita la Dea al lavoro per puntellare il roster che disputerà il prossimo campionato di Serie B1. Anche di questo si è parlato nella festa promozione che si è svolta nella serata di giovedì a Villa Rosi. Alcune giocatrici potrebbero pensare di lasciare la squadra per impegni di lavoro. Intanto la dirigenza si è posta all'obiettivo di regalare a coach Grechi 2 o 3 elementi. Abbiamo già avviato dei contatti, afferma Grechi, con alcune giocatrici di B1 e che sarebbero funzionari per il progetto. La società sta definendo il budget per la prossima stagione, contestualmente parleremo con tutte le ragazze che potrebbero pensare di lasciare il gruppo se non potranno garantire la costante presenza agli allenamenti. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.